dal futuro, estate 2020. Salve, buongiorno, do un'occhiatina, mamma mia. Prego, si accomodi pure, signora. Che belle ste collanine, ma... Sono tutte in acciaio, eh? Grazie, ascolti, però mi servirebbero i braccialettini. Do un'occhiatina, Prego, guardi pure se c'è quello che le piace. Ah, sta bellino questo. Ah, è uno dei più belli, veramente, molto pratico. Ascolti, ma quanto costa? 10 euro. 10 euro, lo prendo. Benissimo. Ecco qua. Adesso le faccio lo scontrino. Senti. Ecco qua. Lo tengo su, non c'è bisogno. Prego, lei lo tenga pur su. Ecco, tenga pure. La ringrazio, molto gentile. Mi raccomando, non butti via lo scontrino, perché c'è una possibilità su 10 milioni che le possa essere estratta. Cioè, su 10 milioni di scontrini viene estratto... E come fanno a chiamarmi? Perché telematico. Ah, io glielo ho fatto lei cartaceo, ma telematicamente gli arriva l'Agenzia delle Entrate, che loro una volta al mese estraggono uno scontrino, sono circa 10 milioni di scontrini, o anche più, e lei, se è fortunata ad essere pescata su quei 10 milioni, ha vinto o dei soldi, dipende, o anche delle macchine di lusso, dipende che cosa gli va l'Agenzia delle Entrate in quel momento. Grazie, allora prego. Lo terrò, grazie, salve. Un mese dopo. Salve, salve signora. Guardi, c'è il braccialetto che ho preso un mese fa. Oh, che bello, è ancora stupendo, infatti questi sono in acciaio, non cambiano mai colore, può fare anche il bagno. Però non ho vinto. Come non ha vinto, scusi? Cosa doveva vincere? Ah, no, non aveva detto l'altra volta che con lo scontrino c'era la lotteria. Sì. Comunque oggi sono venuta e mi compro anche una collanina, scelto questa qui che si abbina con il mio braccialetto. Quanto costa? 15 euro. 15 euro, ok, me la può mettere via. Però per cortesia, mi può fare tre scontrini da 5 euro? Se no non la compro. Ah, ma scusi, perché mi deve fare tre scontrini per 5 euro? Perché così c'ho tre possibilità di vincere. Ah, non per la lotteria del mese. Che sia, grazie. Sì, sì, glieli faccio. Sì, glieli faccio, via, glieli faccio. Ecco, ok, grazie. Passa un altro mese. La mia cliente preferita. Ciao, sono ancora qui, guarda. Oila. La collana. Braccialetto. Ma no, ma te sei la numero uno, veramente. Contenta. È la mia cliente preferita, veramente. Però... Cosa è successo? Non ho vinto. Come non è? Ah, giusto, perché te hai preso... Ah, poi avevi preso... L'ultima volta tre scontrini ti avevo fatto io. Ecco, allora io ascolto... Che avevi preso solo una cosa. Stamattina, siccome non mi serve niente... Ascolta, se ti do 20 euro, se io ti do 20 euro, tu mi fai 10 scontrini da 2 euro? Senza comprare niente? Senza comprare niente, perché poi a me alla fine mi servono gli scontrini per provare a vincere. Ah, sì, se ti va bene così a te, a me mi va bene. Ok. Allora, aspetta che te li faccio. Uno, due, uno. Gli scontrini. 10 scontrini. Oh, perfetto! Dai, che stavolta forse vinci! Per me stavolta vinco! Hai sicuramente più probabilità di prima, eh? Ah, certo, speriamo di non rivederci tra un mese, se no io ritorno. Se non compro niente... Ti dispiace farmi gli scontrini lo stesso? No, puoi venire quanto grani. In bocca al lupo! Grazie! Ciao! Questo gioco nuoce gravemente alla salute. Può causare dipendenza patologica. Per disturbi legati al gioco, chiamare il numero verde 000001. Non rilasciamo scontrini fiscali ai minori di 18 anni.